Siamo qua nella zona Ortigara, praticamente abbiamo il monte Ortigara e qua è tutta la zona di combattimento. Abbiamo Campicoletti, dove c'è il cimitero austriaco. Vediamo se focalizza. Ci sono tutte queste placche dedicate, tagliate. Vediamo la zona, sono Campicoletti, dove eravamo prima. E tutte queste montagnole che vanno su e giù, su e giù. Qua troviamo delle postazioni di comando, giù in questo buco, ben nascoste dal tiro nemico. Qua c'erano delle costruzioni, vediamo ancora i muri, costruzioni con delle basi di comando degli ufficiali. D'altronde loro rimanevano nascosti dalla zona della prima linea. Ecco qua, siamo proprio sul monte Ortigara, 2100 metri. A sinistra laggiù abbiamo il cippo austriaco, che dopo andremo a vedere, lo faccio vedere da vicino. A destra c'è un monumento, poi lì sotto, l'abbiamo appena passato, non si vede, c'è la campana, una campana dell'Ortigara in memoria. Qua ci sono già delle trincee. E gli austriaci sparavano agli italiani. Questa sotto è la Val Caldiera. Adesso vediamo le trincee italiane, che stanno nel versante dall'altra parte. Tutto quel muro che vedete, no, non lo vedete, quel muro lì è tutta una trincea italiana. Qua sotto, fra le trincee austriache e qui italiane, c'è la Val Caldiera con il Monte Caldiera. Il Monte Caldiera è sopra alla trincea italiana, eccolo là con la croce. Sì, si vede un po'. Ok. E qua c'erano camminamenti, parecchi camminamenti anche franati, trincee, adesso lì si vede bene, sono ancora scavate, tutto un camminamento anche lì sotto, doppia linea, ci sarà stata anche una prima linea forse più in basso, perché si presta molto per essere nascosti di quel monte lì. E qua si le trincee scendevano giù fino al cippo austriaco, dove c'erano delle casematte lì. Lì c'era anche l'infermeria, dopo lo vediamo. Cippo austriaco, siamo arrivati qua al cippo austriaco. Lì vediamo l'Ortigara, sull'Ortigara. Le voci dicono che l'Ortigara era 6 metri più alta, praticamente con i bombardamenti è stata abbassata di 6 metri, non è ufficialmente provato, però ci sono queste voci. Vediamo i camminamenti qua.
scavati tutti nella roccia. Possiamo provare a scendere. E uno così, ecco qua, stiamo camminando in una trincea ancora ben conservata dopo circa 100 anni di storia. Questo era un piccolo buco, no, prosegue, ovviamente un deposito, resti di bombe, resti di bombe, deflagrazione, bombe belle grosse, il filetto di chiusura dell'ogiva. Queste sono quelle che prima ho fatto vedere dall'alto, non erano proprio larghissime, la gente era anche più piccola e più magra sicuramente. Qua si calcola, cioè si calcola dalle stime degli studi, c'erano circa 400.000 persone, di soldati, 400.000 soldati in questa zona, tra italiani e austriaci. 400.000 soldati sono come due volte e mezzo la città di Trento. Posto di avvistamento. Controllare gli italiani. Le murature in cemento armato. Ovviamente qua era posizionato qualche obice. Passaggi ormai sono anche chiusi dalla ghiaia. Ci andiamo qua. Bene, andiamo a vedere l'infermeria. Qua di sotto. Tabelle che spiegano varie cose. Sotto anche c'è un altro buco, questo si chiama caposaldo austriaco, ecco il monte pieno di buchi che si vedeva prima, buchi che erano, boh, vediamo, il bunker. Perché è tutto in cemento, non armato, ma in cemento. Barramento d'accesso alla sua stanza quota 2100 di Ortigara. Da qua sbaravano l'accesso, però si va. Comunica con la parte della Val Caldia. Controllava l'accesso dalla Val Caldiera. Gli austriaci avevano studiato bene tutta la faccenda. I non
ci passo io. Tutto era comunicante. Grazie a sentire. Siamo a strapiombo, lì c'erano forse delle cucine, campali, anche loro mangiavano. Postazione di guardia, altra guardia. Più proseguire perché è franato, dobbiamo arrampicarci o no? Peccato, qua no, è troppo alto. Si chiama anidro austriaco di 5 mitragliatrici in caverna. Questo è il sentiero che ci ha portato giù prima, se lo percorriamo in saliccia, c'è una strada tutta scavata, ma questa porta al piano inferiore, ci sono delle scale di ferro, mentre ritorniamo su, qua ci sono altri due appostamenti per le mitragliatrici. Uno di qua e uno di là. Qua la strada prosegue probabilmente verso la cima Ortigara, continua su nel cunicolo, noi usciamo di qua, praticamente è una chiocciola scavata nella roccia. Portava giù dove eravamo prima, lì c'è una galleria Biancardi, non so se il passaggio che va alla cima è ancora aperto. Ok, adesso andiamo a vedere l'infermeria e poi basta. Ecco, vediamo com'era nel 1917. Qua c'erano tutte queste casette costruite, appoggiate alla roccia, praticamente erano lì sotto. Qualcosa si vede ancora, qualche muro. Sì, una foto vecchia, una foto dell'estate del 17. Foto che potete trovare negli archivi storici del Molin. Ecco, non aspettatevi di vedere granché, questa era l'infermeria. Posto di infermeria qua nascosto in questa valletta, molto riparato, certo che forse c'era un posto letto o due, gli altri probabilmente rimanevano fuori. Il posto di pronto soccorso era questo qua, qua c'era uno steccato. Ecco lo steccato che vediamo, questa la tabella di pronto soccorso, e qua dentro praticamente c'era il posto di pronto soccorso, tunnel che finisce qui, non è che sia enorme, piccolo, basso, forse qua esterno c'era costruito, no, c'erano dei sacchi che facevano praticamente qui dei sacchi che costruivano una specie di partiera. Il pronto soccorso era qua. Se qualcuno era proprio messo male, lo buttavano probabilmente da qua.
così lo finivano e basta. Io eravamo prima, siamo andati a visitarla.